Io non credo, non ho mai pensato che questa fosse una partita facile. Primo perché comunque l'andata ce l'hanno messo sotto giocando una bella pallavolo, anche se ultimamente non stavano attraversando un bellissimo periodo, ma un po' perché succedevano delle cose, delle infortuni o altre situazioni. Studiare questa partita è stato veramente difficile perché non sapevamo esattamente che cosa ci trovavamo davanti. Per cui a noi serviva, rispetto a Chieri, fare assolutamente un set per poterci garantire almeno contro di loro, anche a parità di punti, di non perdere il playoff. Avendo fatto questo punto importantissimo per noi, ci siamo messi dietro anche Altamura e ogni possibilità che Altamura avesse di poter accedere ai playoff, per noi è un risultato eccezionale, straordinario, che all'inizio dell'anno probabilmente avremmo sottoscritto in qualsiasi situazione. Devo dire che nonostante l'assenza di Maurizio Boni, libero ha fatto un buon lavoro, che abbiamo dovuto comunque cambiare strategia nel terzo e nel quarto set, dove è percepito bene, forse ne abbiamo dato un pochino, però ha fatto bene il lavoro secondo me. Quindi è vero, abbiamo dato spazio con le giovani, però va dato anche merito che chi era saputo approfittare immediatamente nel momento in cui noi abbiamo dato un po' e loro sono subito infilati. D'altronde sono giocatrici straordinarie che se gli permetti questo ti fanno subito vedere che ci sono. Prospettiva dei playoff, sì, probabilmente ci metterà di fronte a Pesaro, che noi incontreremo anche in Coppa Italia. È una squadra assolutamente difficile e sappiamo quanto vale, perché comunque nella regular season ha dimostrato di essere superiore a tutte, anche se contro di noi non ha mai fatto delle prestazioni straordinarie. Quindi questo ci dà una forza grande per poter affrontare la Coppa Italia con serenità, intanto già con i playoff acquisiti, quindi concentrati molto su quella manifestazione, anche se in realtà noi per vincere quella manifestazione dobbiamo fare un miracolo. E voglio dire, le tre bellissime squadre non mi piace. Sapevamo che non era una partita difficile, abbiamo avuto un buon approccio e dopo i primi due set probabilmente abbiamo mollato un pochino, come fanno di solito le squadre, si lasciano un po' andare, però certo, abbiamo vinto 3-2, abbiamo dato spazio anche alle giovani, quindi va bene, siamo contentissime, quello è sicuro. E adesso vedremo di andare avanti a far bene. Certo, sicuramente, come abbiamo fatto anche in campionato, cioè abbiamo visto che comunque nonostante loro siamo primi non è impossibile e li incontriamo anche in Coppa adesso, quindi avremo modo di vedere bene come giocano, di studiarli.